c'è né Mourinho, né Van Gaal, né Benatia, né Asfaccini, di Giunta, questo rimarrà. Ci sono 6 metri di fuorigioco lì. No, no, come no? Come no? Come no? Come no? Ma lei, aspetti, se no mi alzo me ne vado. Se fate i tifosi me ne vado. Se fate le persone oneste, cioè sono 6 metri di fuorigioco, dite ancora di no. Ma 6 metri è netto. Dobbiamo essere onesti, abbiamo fondato una grossa squadra, abbiamo subito un furto, uno scippo, un atto delinquenziale, quindi stop. Questo c'è un ignorante, se tu pezzo di merda, hai capito? Hai capito? Perché tu sei un pezzo di merda e chi te lo permette? Parco, sai, si parlava di quando ci si allenava nel fango e il mondo lo si scopriva giocando. Ricordi il tipo che parlava poco, lui già vedeva il suo scopo, dentro lo sguardo bruciava quel fuoco. Amava il gioco, amava il suo pallone, viveva per diventare il migliore, lo si chiamava il campione. Sembrava un uomo con le sue scarpette addosso, guardava avanti fisso e diceva a se stesso: sei solo tu con quella porta davanti, un tiro da segnare che aspetta per suonare. Niente dato per niente, diceva continuamente quel ragazzino già grande, coi sogni da adolescente. Nel campetto tra i palazzi si allenava al mondo, metteva il cuore sul campo e mostrava il suo talento, attento ad ogni appunto dell'allenatore. Cresceva col suo pallone, la stoffa del giocatore, un campione, coi sogni impressi negli occhi, suo padre là sugli spalti. Si rivedeva in carriera quando giocava ai suoi tempi, per non deluderlo fece un provino e subito si ritrovò con un contratto incontro al grande pubblico. Vide i suoi sogni realizzati in un lampo, il ragazzino era un uomo ed ha spettacolo in campo, ed è l'orgoglio del padre e di tutta la famiglia, negli occhi lo stesso fuoco quando combatte nell'area. Squadra d'Arezzo, di giochi da squadra di Capuano, che io ritrovo in campo dei maiali assatanati e una banda di ignoranti, non una banda di femminucce, perché io sono una persona di grandi sentimenti e sono un buono. E però mi ha dato fastidio, io ho anche pianto, perché io quando ho fatto i 50 anni non ho festeggiato. Voi siete una banda di pezzi di merda, oltre che siete lo scandalosissimo paletti di voi. Meno nullo contro uno contro uno, vergognatevi, voi non siete degni. La squadra di promozione, io vi squarto. Se voi avete deciso di giocare con la mia famiglia, io vi squarto. A quanti chiusi ne sta? A parlare, bu, siete scandalosi! Non siete in grado di superare nell'uno contro uno un giocatore di promozione. Siete lo scandalo! Figure di merde come queste nella mia vita non ne ho mai fatte. Nessuno che si permetta il premio, va già scandato! Il premio che vi ho portato qui a parecchi voi. I Vescan si perde la carriera. Vi giuro sui figli Vescan!
ne metto 10 fuori lista. 10! Che aspetta per svegliare.